Ma diciamo che i due territori sono territori contigui, sono territori che hanno una origine comune, che è quella dell'antica Lucania, e come speravamo e come pensavamo, anche diciamo, la fusione fra due istituzioni economiche che seguivano i due territori, una fusione per incorporazione che abbiamo fatto come ex Banca del Cilento, diciamo che è andata bene. Il primo anno di attività ha portato al nostro territorio tutti quei valori e quelle aspettative positive che si prenosticavano, insomma. Cosa possiamo dire? Ecco, Possiamo dire. volendo proprio individuare due o tre punti che possiamo indicare come aspetti positivi di questa fusione. Gli aspetti positivi di questa fusione sono stati, insomma, la crescita territoriale della zona di competenza, perché ci ha fatto scoprire, come noi auspicavamo, tutto un nuovo, diciamo, panorama economico un po' diverso da quello che è presente nelle nostre zone del Cilento, cioè, insomma, l'agricoltura, il turismo stagionale, oppure le classiche economie indotte, edilizia, seconde case, servizi, mentre invece nel territorio lucano c'è una piccola impresa manifatturiera, ci sono dei servizi legati al mondo agricolo molto ma molto più consistenti di quelli che esistono nel Cilento. Noi operiamo anche nella piana di Matera, sostanzialmente nel Materano, e lì ci sono delle bellissime aziende agricole che fanno invidia alle aziende agricole della piana del Pesto. Sele, insomma della zona di Pestumo. Questo ha fatto sì che anche i nostri investimenti si siano potuti un po' diversificare rispetto a quella che era il normale bacino d'utenza che prima servivamo.